l'altra salita, no, capito? Siamo per l'ennesima volta qui nel piazzale antistante, ormai è il caso di dire, i ruderi della miniera di Lungro, e il nostro amico Saverino Damis, ancora una volta stacanovista anche in televisione, erudisce i nostri gentili telespettatori su ciò che è stata la miniera di Lungro. Ora entriamo, Saverino, e indicaci la strada, eh? Qua l'entrata, che va in miniera, ecco. Qua si entrava dopo, andava a fare la cosa, come andava in medaglia, allora qua è il medagliere, tiriamo il medaglio e scendeva da basso. A basso allora come era qui, nell'entrata della miniera, era qui giù, allora veniva qua e qui era il lumino, il lumino che chiamano i lumi da cazzo, per scendere da basso. Allora, poi erano i ragazzi, andavano i lumi e scendevano a basso. E invece c'era il cancello, un cancello grande che si chiudeva, e entravano in miniera qui. A 10 metri davanti, erano deposite per i caschi, per la miniera. A 20 metri, da qui come siamo all'entrata, a 20 metri trova il blocco del sale, già il massimo del sale, alla miniera. E qui, e allora qui l'hanno fabbricato, l'hanno fatto 2 o 3 piani. Quando noi uscivamo prima qua, lavoravamo a Cosimo, uscivano operai, si venivano bloccati qui dentro. Chi faceva il tendo quintale, se non era, usciva pure, quei poveretti stavano dentro con la mobilità. Quindi, Saverino, scusa, facciamo un po' di ordine. Dove adesso c'è questo muro di cemento armato? Qui, c'era un cancello prima. Sono 2 muri. Ecco, c'era un cancello prima. C'è ancora il cancello di ferro. Sì. Che era cancello qua, ho capito. Il cancello alto, ecco. E lo facevano andare via operai. Ecco, dietro i quali stavano gli operai dopo che aveva finito il cottimo. Qua c'ha 2 massi, diceva il armato, uno più avanti e uno quello l'hanno fatto qui. Sì. Per andare speciale in intervallo. Qui l'hanno lasciato in buchi per fare dell'aria. Sì, per venire là. Uno di sopra, che qui e prima era la gabbia. Sì. Che andavano gli operai. Sì. Allora, come gli operai, come dicevano qua, andavano di nuovo dentro, lasciavano i lumi, i lumiere. Ah, ecco, là era la stanza per i lumi, diciamo, per i lumi a gas. I lumi. Senti, Saverino, scusami, quanti metri c'è il sale da questo muro? A quanti metri da questo muro c'era già la vena salifera, diciamo? La salina qui? Cioè il sale, a quanti... Dal muro? A quanti metri da questo muro? A 10 metri, quindi c'è la pompigliata di legno. La vecchia o la nuova puntella? La pompigliata nuova, che la vecchia, che facevano ogni tanto riparazione perché si accorciavano le traverse e mettevano i uomini. Sì. Allora da qui, andare a 15 metri, mentre trovo già il muraglione, cose di sale, la massa di sale. Ah, ecco, quindi la massa salifera era già a 20 metri da questo punto. E cominciava la gradinata e andava alla base. I famosi gradini. Mentre che hai camminato sopra, il cielo era tutto bianco di sale, sia a destra sia a sinistra nei fianchi. Sì. Era una bellezza a guardarla. E allora hanno fatto anche un piccolo spocco, se vedevano qui davanti, per sfogliarsi quelli che lavoravano più a basso, vabbè, si sfogliavano. Va bene. Che noi al trasporto andavamo a basso, a 120 metri, a 150 metri ci spogliavamo per andare a trasportare. Ho capito. Ah, quindi dopo questo cancello c'era ancora lo spogliatoio che vi denudavate, diciamo. Ho fatto lo spogliatoio per i spogliatori che si spogliavano qua per non portare tutto quel peso a basso. Va bene. Allora, adesso andiamo su che vediamo un po' altri punti. Ecco. Ora dobbiamo vedere altri punti che sono qua. Quindi questi erano gli scalini che gli operai salivano dopo essere usciti dal famoso cancello di cui parla Saverino. Stavano fermi. Quando tornava la serena, uscivano fuori. E allora dovevano di nuovo la medagliera. Mettevano di nuovo la medagliera che era un medagliere. Sarebbe una sorta di numero che ogni operaio aveva. Qui, una specie di tesserino. Sì, il numero è cose, di fatto di ogni cosa.
dove andavamo qui dentro, qui era che suonava il campanello, suonava il campanello, allora il custode qui, che per esclusiva si aveva qualche cosa, qualche po' di sale addosso. Ecco, sì. E usciva man per mano, man per mano usciva. Saverino, venivano perquisiti tutti gli operai o così a caso? Tutti gli operai, tutti quelli che lavoravano a bassa. Erano per esclusivano tutti. Ah, tutti quanti, non tutti. Che prendevano a caso così. No, per esclusivo tutti. Quale che non venivano per esclusivo erano solo gli impiegati. Ah, ecco, gli impiegati allora non venivano perquisiti perché si pensava che loro non portassero via niente. Tutto l'operaio veniva tutto. Invece gli operai venivano perquisiti. Là non venivano niente. Sì. Come ci ha detto Pacchianzi, che ci ha detto una volta, dice, a me mi perquisite, a voi che mi perquisite. Che portate voi nelle borse? Chi vi tocca? Invece noi operai, se ti trovano un po' di sale addosso, ti fanno andare via dalla miniera. Capito? Qui l'avevano fatto con la Croce Rossa, qui. Sì, l'infermeria, sì, sì. Era la piccola fermeria qua. Si faceva male un operaio e veniva qua, per la medicazione. Ho capito. Saverino, scusa, quindi gli operai quando uscivano da quel cancello là in fondo? Ecco che noi adesso inquadriamo, prima ripeto c'era il cancello, salivano questi gradini, venivano qui in una stanteria e poi lasciavano... Sono sì. Sereno, mentre che sono sereno passavano là per toccare il campanello per uscire fuori. Ho capito. Adesso Saverino, saliamo un po' su che andiamo a vedere un po' dove il sale veniva trasportato. Volevo vedere prima di qua o sopra. Andiamo su che andiamo a vedere dove il sale saliva e poi veniva messo nelle tramogge. Andiamo un po' su, sì. Sì. Posso? Sì. Dove qua il magazzino di sale, che andavano pure 4-5 mila quintali di sale. Uscivano, prima campana, usciva di là. Quando si apriva una campana, che era piena, passava la seconda campana. Allora la seconda campana era piena di sale che andava nel ferro. Si veniva l'altra campata che andava al magazzino. E i padri, quando che lavoravano, con la ditta trava, tutti gli operai, caricavano il sale, mentre lei che veniva il sale, allora cominciava l'altra campata. Pigliavano il pappezzato. Quando veniva dopo, perché faceva la stazione, questa qua, usciva in carrera, andava direttamente al molino, per fare il molino del sale del raffinato, e la portava da quella là. Si girava il carrello vuoto e li portavano qua, uno andava e uno veniva nei carrelli, gli operai. E qui si faceva un attimo. Si faceva un attimo qua. Più carrelli ci facevano, guadagnavano qualche cosa per attimo. Ma qui era una bellezza. Adesso, come si è fatto adesso, ti fa pietà anche a guardare, perché è pietà. Perché era una cosa, una ricchezza, un ordine, la pulizia, cioè, si portava molto bene con la pulizia che portava. Ma vedete come si è fatta, hanno preso tutto, non c'è più niente per coloro. Ma qui andavano il sale quando ne volevano. Quindi Saverino, se ho ben capito, il sale usciva da quella porta lì che adesso è murata. Uscivano qua, tutta murata il sale. Sì. Sì, scusami Saverino, scusami, facciamo un po' di ordine. Il sale usciva attraverso questa porta che adesso è murata. I telespettatori, vedendo le precedenti puntate sulla salina, hanno visto che dietro questo muraglione c'è il montacarichi, c'era l'ascensore che portava il sale. Era la bilancia che misurava il sale. Sì, sì. Dopo che misurava il sale andava lo scarico. Ecco, quindi a mediante un carrello dal punto dove è Saverino adesso, il sale faceva questo percorso adesso andava a scaricare giù in fondo nelle tramogge per fare il sale raffinato. Ecco. Queste tre passerelle, diciamo, serviva per l'andata e il ritorno, una dove si trova adesso il cameraman, l'altra centrale, l'altra sulla destra. Siccome il sale veniva molto alto, gli operai con certe zappe a gance tiravano il sale per lo stelle, per farla piano, per mandare più sale di sopra. Ho capito. Saverino, scusa, queste tre passerelle, abbiamo detto, servivano per portare il sale nelle tramogge per il sale raffinato. E il sale che veniva depositato giù, ecco, dove adesso stiamo inquadrando, dove passava? Dalla parte di sotto? Il sale che veniva spazzato giù, veniva tutto qua, tutta questa porta esce.
L'entrata andava qua, sia dal carreggio, sia dai molini. Ah, e poi perché saliva per poi scendere? Non c'è un'altra uscita dal basso? Perché non può scendere, usciva soltanto quando faceva la barda, usciva dalla base, per la barda che andava a. Ho capito, scusami Saverino, da questo punto dove siamo noi, per portare il sale giù, come si faceva? Veniva il carreggio, dopo il carreggio era lo sportello, sì. Si apriva lo sportello. Ah, ecco, si apriva, e ho capito, c'era una sorta di ribaltabile che faceva cadere il sale giù, sì. Dopo che si era pieno quel sale, faceva, era l'operaio con il gancio, a forma di gancio di zappa, che la tirava, strascinava per fare il piano per andare il sale, se no il sale andava sopra e lo potevano scaricare. Giusto. E mano per mano caricavano i facchini che non aveva cosa, trava. E poi diminuivano tutte queste cose. Qua era l'altra porta, erano tutti i gangli che portavano le cose. Però qua l'hanno cacciata, vedi che erano fino a qua le binaie, Sì, sì. Che domani era piena di qua e passava di qua. Ecco, si serviva appunto come doppio o triplo binario. No, erano qua. Queste qua, erano tutte chiuse di qua. Che lavoravano l'oria bassa, era tutto chiuso, e veniva tutto trasportato il sale dalla parte. Molti facevano dove andava l'opera, dove finire, a fatte dal molino. D'accordo. Posso parlare? Come ho spiegato poco prima, quando erano i cambati pieni, come avevo detto, erano gli operai che strascinavano con i gangi, lì per far piede, per scaricare più sopra, a dove caricavano i facchini. Dopo qui partivano il careggio e andavano a portare il sale a dove ci fosse adesso a fatte dal molino. E andava un sale speciale per i molini, non era quello sale così, detto Paolo. E allora andavano tutti i molini. Quando erano il cameccio, uno andava di là a cameccio, uno passava di qua, perché erano tre binari, per non fare ingombro un con l'altro. E allora venivano tutte tre, e portavano tutte, qui c'era la rotella, qui. Fanno per uno. Veniva al cameggio per buscare qualche cosa in più, perché il cameggio si lavorava, aveva sortito qualche soldo in più per lavorare. E vedevano solo che erano, quelli che lavoravano al molino, prima si facevano dei pacchi belli, dei pacchi raffinati, belli, venivano ogni cassetta, ma andava 60 kg di vento, 50 più 10 alla cassa, soltanto, e si spedevano da tutte le parti. Saverino, questo sale raffinato che andava impacchettato successivamente, poi dove veniva mandato? A trasportata tutto, andava a Napoli, Milano, Venezia, a tutte le grandi città. Tutte le grandi città perché era ben fatto. Era un pacchetto di un quarto l'uno. Lavoravano pure le donne in questa raffineria. Circa 35-36 donne. Ah sì. A coppia. E si trovavano bene le donne in questo tipo si di lavoro? Bene, perché le donne andavano a pochi, si guadagnavano a pochi dalle donne. Facendo quel lavoro, dopo uscivano un'ora prima le donne, ci davano il vantaggio un'ora prima per andare a piedi, perché non erano mezzi, e le donne non camminano come camminano.